Salve a tutti ragazzi, bentornati nella seconda parte di SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Allora, eravamo rimasti qua che abbiamo completato la prima parte di Bikini Bottom. Sono riuscito finalmente ad avere i comandi che volevo io. Quindi, e forse se li inverto pure in orizzontale in entrambi, aspettate, scusate, devo fare questa cosa perché altrimenti non mi godrò appieno il gioco. Dov'era? Posizione di gioco. Entrambi, vediamo com'è. Ok, dai. Al momento è accettabile, perfetto. Allora, entriamo su Jellyfish Fields, che sarebbe il campo delle meduse, quindi devo smetterla di parlare in inglese. Che ricordiamo, questo gioco finalmente ha avuto un riadattamento in italiano, cosa molto gradita. Ma era scontata nel 2020. Le verdeggianti colline del campo delle meduse, un luogo in cui godersi la natura selvaggia nelle pause tra una puntura e l'altra. Ottimo. Tutto ok? Altro che ok, testa di cirripede. Sembra che stia bene. Beh, il tuo naso è molto gonfio. Voglio dire, più gonfio del solito, perché di solito è già parecchio gonfio. E hai la pelle viscida. Accipicchia, sei calvo! Sono sempre stato calvo. Mi hanno punto dappertutto. Beh, il manuale del cacciameduse dice che per curare le punture di medusa bisogna spalmare un'abbondante quantità di gelatina del re medusa sulle zone irritate. Re medusa! Bene, ti aspetta una faticosa scalata del Monte Forchiaio e una morte orribile stritolato dai letali tentacoli del re medusa. Oh, io intanto starò qui a soffrire terribilmente. Fai pure, non preoccuparti, Squiddy. Tornerò con quella gelatina del Re Medusa, così potrai spalmartela addosso. Adoro. Comunque, eccoci. Ah, che figa l'erba che si muove. Sì, forse è meglio che faccio così, scusate, raga. Facciamo solo in orizzontale. No? In orizzontale, perfetto. Ok, allora. Che figo il campo delle meduse, mi piace. Molto molto bello. Ecco il primo robot. Ok, scherzavo, non c'è più. Comunque ho notato che le meduse sono molto più incazzose in questa versione. Cioè, come ti avvicini subito ti attaccano. Ma tanto non servono a niente le meduse. Allora, io mi ricordavo che c'era una maniera per arrivare a quel calzino, morendo però. Non possiamo prendere al momento gli oggetti scintillanti perché appunto non abbiamo una capacità. Non abbiamo Patrick, che qua non si sbloccano le capacità. Allora, se saltiamo dovremmo riuscire a prendere il calzino. Quindi, scherzavo. Aspetta, ci voglio riprovare perché mi ricordo che io nella versione originale dispo un caricamento alla morte. Che palle, no, ti prego, questa cosa no, molto tediosa. Vabbè, non ci riprovo allora, cercherò di morire il meno possibile perché altrimenti dobbiamo aspettare 4 decadi prima che ricarichi. Voilà. Vabbè, comunque, riprendiamo di nuovo tutto molto più velocemente possibile. Ok. Comunque, ripeto, il gioco mi sembra pure molto fluido. E mi piace. Ah, questa è la scatola. Qua mi sembra che ti dice che cosa sia. Sì, la scatola del teletrasporto. Oggi niente meduse, andrò a caccia di robot. Quanto è figo il doppiaggio comunque. Ah! Ok, se io vado un po' spedito è perché innanzitutto questa. Voilà.
questo livello, diciamo che l'ho visto dal teaser, dalla demo che hanno fatto uscire su YouTube fino a poco tempo fa, perché ero troppo curioso, quindi comunque delle cose le avevo già viste. Poi ovviamente ho smesso di guardare, ho proprio bloccato tutti i video di SpongeBob perché non volevo completamente guardarli, mi volevo comprare il gioco e poi giocarlo da me. Ripeto, al momento mi sembra molto molto figo. Ah, perfetto. Ah, ok. Allora, qua mi sembra che c'era un calzino. Che è successo qua? Ah, ti rimane in testa, però fluttua. Vabbè, facciamo finta che siamo sott'acqua e questa è la fisica che c'è sott'acqua. Ok, allora là c'è la zona in cui dobbiamo depositare queste. Gli shiny objects. Non riesco a dire oggetti scintillanti, perdonatemi. Mi ricordo che nel gioco originale c'erano dei contenuti che poi sono stati tagliati, chiaramente nel gioco completo. Tipo. Ah, che figata! Me lo ricordavo questo. Complimenti per la I. Stavo dicendo, c'erano dei contenuti che poi sono stati scartati dal gioco, diciamo, originale. Cioè dal gioco completo, scusate. Che fighe questi oggetti messi a cazzo. Mi piacciono. Che appunto, per esempio, c'era una specie di scatola dove dovevi mettere questi oggetti anziché magari le. Come si chiamano? Le clams. Che non so il corrispettivo in italiano perché sono troppo British. Comunque, ecco, questa è la cosa che dovremmo utilizzare per. Questo è un frutto congelante. Solo Patrick può utilizzare il frutto congelante, infatti. Questo ci servirà per prendere quel calzino là sotto, che al momento non possiamo fare, quindi ci ritorneremo. Ah, tra l'altro vorrei fare. Che figa l'effetto della bolla, che carino! Mi piace. Molto, mi piace molto molto. Io e il mio italiano. Comunque, ricordiamo che io mi sono appena svegliato, quindi se dovessi mandare l'ipotalamo da un'altra direzione, vuol dire che è per questo, appunto. Comunque sia, stavo dicendo, io non completerò il gioco al 100% perché dopo che lo giocherò su questo canale, lo porterò, credo anche. O lo starete vedendo perché io comunque completerò questo gioco, spero. Un paio di giorni perché tanto sono libero al momento. E non so se già lo state vedendo sul mio canale di gameplay, ovvero quello, il canale di gameplay non commentati, si chiama RYDC20, non chiedetemi il perché del nome. Troverete la serie completa al 100% di questo gioco, ovviamente, sempre su PlayStation 4 perché sto registrando su PlayStation 4. Ah, non me ne ero accorto perché mi stavo concentrando tu. Ok. Voilà. Mi Ciao Gary, ci sono sono nemici. cagato addosso. Io amo colpire i personaggi. Ok, dai, realizziamo questo sogno di SpongeBob. No, vabbè, che figata. Guardate il culo di SpongeBob. Voilà. Perfetto. I checkpoint mi fanno morire, sono troppo fighi.
Voilà. Ah, comunque questa cosa dove c'è scritto ham dovrebbe simulare tipo un prosciutto di ferro. Madonna, che combo. I suoni comunque sono esilaranti, cioè sono molto fighi, però... Non so, li trovo anche esilaranti. Dove sto andando? Ok, non avevo intenzione di andare qui, però. Oddio, se ci si può arrampicare sugli alberi? No, cazzo! Sarebbe stato fighissimo se ci fosse stato questo shortcut. Però credo che lo sappiano gli sviluppatori. Ah, muori! Ok, questa zona me la ricordo. Perché praticamente... Allora, qua ti dava un calzino. Soltanto che non abbiamo un potere che non ha... Che al momento SpongeBob non ha. Perché appunto è tipo una specie di bolla bowling che ti permette di... È come se fosse un'arma a distanza, toh. Poniamola così. Oddio, queste meduse blu. Oh no, queste non ti davano un cazzo, sono semplicemente per darti fastidio. Voilà. Perfetto. Tra l'altro questo gioco mi ricordo, mi sembra, sia uscito anche per PC. Sarei curioso di vederlo anche sul PC, credo che non cambi. In quanto a grafica, perché non mi sembra che sia un gioco particolarmente pretenzioso, cioè nel senso è molto cartunesco. E credo sia fatto anche con la Real Engine. Sponginator. Favola. Mamma mia, proprio sul filo del rasoio. Ah! Ok. Non chiedetemi come abbia fatto, però ci sono riuscito. Comunque, ed è uscito anche per Switch. E per Switch mi sembra faccia un po' cacare, cioè nel senso, chiaramente la Switch ha una caratteristica che a me non piace, ovvero quella di avere la risoluzione a 720. Io odio la risoluzione a 720, però amo la console perché, cioè, è troppo figa sia esteticamente. Non voglio essere un bastian contrario, però comunque Patrick dovrebbe fare il bucato. Però a me piace tantissimo quella console. Non l'ho potuta mai avere nella vita, purtroppo. Almeno fino ad adesso. Perché per lo più preferisco giocare su PlayStation. Mi ci trovo meglio. Anche se onestamente, considerando la mia vita... Ah, qua potremmo ritornare indietro. Perfetto. Però non c'è l'animazione che si chiude, della scatola che si chiude. Questo mi ricordavo ci fosse nel gioco originale. Comunque stavo dicendo, data la mia vita frenetica, avrei bisogno di una console portatile. Mi sono cagato addosso. Però vabbè. Mi mancano i money nella vita. Ok, vabbè, questo me lo ricordo. È tipo il generatore di sti cazzilli qua. Che figa l'animazione. Ma abbiamo raccolto tutto o manca qualcosa? No, vabbè, credo che abbiamo raccolto tutto. E voilà, andiamo avanti. SpongeBob è reso troppo bene, mi piace tantissimo. Vabbè, la camera non inquadra più sotto di così. Comunque, andiamo avanti. Dai! Comunque, essendo il primo livello, la difficoltà non è chissà quanto elevata. Ricordiamo comunque che è un gioco per bambini, cioè, anche se onestamente questo gioco lo sto vedendo giocare dagli adulti. Aspetti, i tuoi giocattoli e la tua posta. Cosa? Ah, giusto! Sei quel ragazzo spugna. E cos'è che dovevo dirti? Che Patrick è circondato da robot e ha bisogno del mio aiuto. No! Credo che c'entrasse qualcosa con dei massaggi per i miei piedi. Beh, se per salvare Patrick devo massaggiarti i piedi, che i massaggi abbiano inizio. Aiuto! Mi costringono a colpirmi da solo!
I massaggi ai piedi non funzionano. Meglio provare un approccio più diretto. Tagliarmi le unghie dei piedi? Che schifo. Arriva, Patrick! Ah, qua c'è la prima scivolata che faremo con SpongeBob. Questa è una discesa, non è? Idrodinamica. Idro, perché siamo sott'acqua. Ah! Ok. Ma aspettavo che... Comunque con la lingua. Ok, devo andare di qua, se me lo ricordo. Qui c'è un calzino. Voilà. Ah, quello l'ho mancato. Che culo, non me lo ricordavo questo qua. Vabbè, ma che facci? Ci rifacciamo un altro giro, giusto per prendere un po' più di oggetti scintillanti. Tu che vuoi? Ah, vabbè, non dice nient'altro. Comunque SpongeBob scivola con la lingua, immagino a fine giornata l'alito che avrà. Sì! Ok. Quello l'ho preso a culo. Perfetto. Mi sono cagato addosso. Ah, ok, questa parte me la ricordo, è tipo una specie di puzzle. Ok. Le canzoni, mamma mia. Chiaramente hanno mantenuto le canzoni del gioco originale, mi sembra ovvio. Che erano troppo fighe. La mia preferita era quella del boss finale, che ancora ricordo ed è troppo troppo figa. Cioè proprio ti dava l'adrenalina. Quello ahimè non lo possiamo prendere. Allora tu muori. Allora questo è il primo di tre, mi sembra. Voilà. Ok, ho visto che c'è stato un calo di frame. Comunque ci terrei a precisare che io sto registrando su PlayStation 4 normale, perché non ho la Pro, né la Slim. E devo dire che comunque gira molto bene, ripeto, questo non è un gioco tipo The Last of Us parte 2, ovviamente. Che parentesi, è un gioco della Madonna. Cioè, sto vedendo i gameplay perché al momento non posso, non ho la possibilità di poterlo comprare. Sì, lo so, sono un po' sciagurato, un videogiocatore un po' sciagurato. Però comunque, intanto l'abbiamo risolto alla velocità della luce. Ah! No, cazzo! Vabbè. Credevo di stare atterrando nella terraferma, però vabbè. Spero di non dover fare tutte cose da capo, ti prego, perché altrimenti lancio gli apostoli da... Ok, perfetto. Stavo dicendo, non è un gioco particolarmente pretenzioso, anche se devo dire la verità... Madonna, spesi sono respawnati però... Anche se devo dire la verità, stavo dicendo... Quando è che concluderò le frasi? Ok, allora, mi sembrava che ci fosse dell'erba messa male, ma in realtà... Va tipo a... Come si dice? A strapiombo? Sì, credo di sì, comunque... Eccolo qua, ora impersonificheremo Patrick. Meno male che stai bene, Patrick. Certo che sto bene, SpongeBob. Perché non dovrei? Beh, per via dei robot. Oh, giusto, ho trovato questa cosa per te. Non so cosa sia, ma sembra importante. Grazie, Patrick. Sai una cosa? Tutto questo correre in giro mi ha sfiancato. Continua tu al mio posto. Ok. Ed ecco qua, Patrick. Mamma mia, è proprio un jumpscare. Ok. Questo è un frutto da lancio. Padre può raccogliere, no? Vabbè, queste cose me le ricordo. Credo col cerchio, sì. Voilà. Patrick può la... Vabbè, di nuovo. Ah, proprio... Io mi ricordo che nel gioco originale però c'erano le manine con i guanti.
No, non lo voglio direzionare di là, lo voglio. Vabbè, sta rompendo, quindi ne prendiamo un altro. Che ci portiamo dietro parecchia roba. E voilà. Ah, questa è la... Esatto, lo scambio fra SpongeBob e Patrick, ma al momento ci serve Patrick, quindi... Ritorniamo con Patrick. E voilà. Proseguiamo. Allora, ah, che figata, qua ci infiliamo nelle caverne di Dio. Ok. Mi stavo dimenticando che questi fanno male. Vediamo se riesco a fare una cosa. Voilà. Ok, qua ritorniamo indietro, ma non ci serve. Di quelli che scoppiano. Ehi tu, testa di cirripede, guarda dove vai! La roccia mi parla. Oh, gigante roccia! Sono il tuo umile servitore! Sono qua giù, grosso zoticone rosa! Oh, salve signor Plankton! Oggi ha intenzione di vaporizzarmi? Ne sarei molto tentato. Purtroppo mi ritrovo nella sgradevole posizione di doverti assistere. Ieri anch'io ero in una posizione sgradevole. Infatti adesso mi fa male il collo. Ti capisco, amico mio. Fa come ti dico, mio grasso futuro sottoposto. Vai nella grotta delle meduse. Segui le indicazioni sui cartelli che vedi. Uscito da quelle grotte, sarai ancora un pingue idiota rosa. Ma almeno avrai capito come aiutarmi a sconfiggere i robot e a riprendermi il Sun Bucket. Poi mi vaporizzerai. Potrei risparmiarti la vita e costringerti a lavorare nel mio laboratorio di portafogli griffati contraffatti. Portafogli griffati contraffatti. Oh, grazie. Comunque, se devo essere sincero, le animazioni di Patrick sono quelle che mi convincono di più durante i dialoghi. Anche se devo dire la verità, mi ricordano. Ok, scusate, stavo sentendo. Ah! Stavo sentendo Patrick che parlasse! Comunque, la meccanica di queste animazioni mi ricorda molto Tomb Raider The Angel of Darkness, che ha queste animazioni durante le, i dialoghi, soltanto che quelle là sono orripilanti. Ma ricordiamo che il gioco era del 2003, mi sembra. Ah, proprio lo stesso anno in cui è uscito l'originale SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Voilà! Ok. Ah, ma là ci sono pure dei tiki. Allora li prendiamo. Ok, credevo che dovessi andare io a raccoglierli, infatti non credevo che si teletrasportassero su di me. Ok. Allora, questo lo dobbiamo trasportare da... Aspettate, io prima voglio ammazzare però quei tiki. Ammazzare i tiki, vabbè, avete capito. No, no, cazzo, ma ora hanno la fisica, sti stronzi. Guardate, non ci posso credere, non stanno fermi, quindi se cadono, cadono. Ah, ma non servono più un cazzo, vabbè, io ho fatto una strada inutile allora. Le scande di SpongeBob non sembrano della misura giusta. Sbrigati. Sbrigati, mamma mia, uno spiedino di stella qua stiamo facendo. Ok, qua ho capito che bisogna fare. Vabbè, comunque ci sono un sacco di mutande, quindi volendo se dovessi farmi del male non perderei chissà quanto. Comunque, raga, io amo questo tipo di grafica, mi fa impazzire.
Qua mi sembra che dobbiamo fare tipo una specie di platforming. Ah no, era semplice praticamente. Dobbiamo fare semplicemente così. Ok. Meno male che me le ricordo queste cose. Ricordo agli amici che magari si stanno soltanto connettendo in questa parte. Se mi vedete. Ah! Se vedete che sto risolvendo le cose un po' più velocemente di una persona che magari ci gioca nel 2020. Stavo dicendo, scusate. Stavo concentrando ad arrivare alla fine dello slide. Se vedete che risolvo degli enigmi il più velocemente di una persona che magari gioca questo gioco nel 2020, è perché ho giocato il gioco originale, mi ricordo, e ho portato anche il gameplay sul mio secondo canale, che ho già detto qual è all'inizio della parte, RYDC20, andatela a visitare. Quindi chiaramente mi ricordo il gioco, perché appunto ho giocato il gioco originale. Allora, qua c'è il frutto, che in realtà secondo me è un pezzo di ghiaccio, non è un frutto, che serve a congelare l'acqua. L'animazione di Patrick mi fa morire. Qua mi dico, che è successo? Ah, mi sono compenetrato con qualcosa e chiaramente mi spawna nell'acqua. Ma che cazzo? Perché mi hai spawnato nell'acqua in nome di Dio? Forse perché memorizza l'ultimo punto che ho percorso? Vabbè, questa cosa non l'ho capita, però mi sembra di aver raccolto il calzino, giusto? Dettagli. 5 su 14, credo di averlo raccolto. Ah, che figata, ci sono praticamente. Devo cliccarci per vedere la. Ok, perfetto. Ah! E pure tu fai boom però. Ok, questa cosa me la ricordavo. Praticamente se tu premi salto e poi cerchio per atterrare con. Cazzalora! Vabbè, questo l'ho ucciso però, vabbè. Se tu salti e poi atterri con cerchio, li stordisci. No, un altro cazzo! Vabbè, ho sbagliato tasto, quindi dammene un altro. Perfetto. 2 secondi di tranquillità. Fuochi d'artificio attorno a Patrick. Ma questo. Ah, ecco cosa c'è. Ma io lo voglio raccogliere. Ok, sto facendo. Hackeraggio tramite i cristalli della caverna. Ok, perfetto. Non so come sia potuto accadere questa cosa, ma usufruiamo dei bug del gioco. Che se ne dica, questo gioco dei bughetti ce li ha. Li ho visti anche nei pochissimi frame di quei video che ho visto appunto per guardare al minimo il gioco. Mamma mia, jumpscare. Spaventa i miei preziosi clienti paganti in tutti i sette mari. Ho saputo che si è rintanato in cima al Monte Forchiaio. Vai a infiocinare quella bestia, marinaio. Oh, mamma Monte mia, che Forchiaio. credo, farò il possibile. Il Monte Forchiaio è la cosa più bella che abbia sentito oggi. Comunque posso dire che le bande nere sopra e sotto non sono tanto gradite, secondo me. Questi robot io li odio perché ogni volta mi prendono. Infatti. Ok.
Comunque mi piacciono davvero tanto le animazioni della distruzione delle cose. Ah, questo non c'è niente, ok. Comunque, in questa parte vorrei concludere tutto questo livello. Anche se siamo già a mezz'ora di video, però. Ok, dai. Le mutande di SpongeBob non sembrano della misura giusta. Salve, signora Puff. Ciao, Patrick. Avrei un lavoretto per te. Oh, mamma. Ho trovato una spatola d'oro, ma quei robot sull'isola me l'hanno rubata e l'hanno gettata nel lago. Se riuscirai a recuperarla, potrai tenerla tu. Allora, di che cazzo ti lamenti, scusa? Comunque mi sembra che ci hanno cambiato il doppiaggio alla signora Puff in confronto al cartone. Credo. Se non erro. O sto dicendo una cazzata. Ok, qua ricordo che bisogna fare. Cazzo! Ehi, mi sono passati i dolori alla schiena! Beata a te, io ce li ho ancora i dolori alla schiena. Sì, va meglio. E allora? Ok. Ok. No, no, no. Tu morici. Ok, questa è una cosa che bisogna prendere. Comunque mi piace che vengono spawnati tramite un barattolo. Certo che ci portiamo dietro parecchia roba. Ok. No, ah, quindi devo fare il doppio salto. Per rincoglionirli devo fare il doppio salto. Ok, spero di ricordarmelo più avanti nel mio gameplay. Cosa manca? Ah, questo qui. Ok. Perfetto. E siamo a 8, wow. 8 su 100 tra l'altro, perché mi sembra che ci siano o 100 o 99 spatole, credo 100. Bravo Patrick, sei una vera stella. Wow. Posso avere un biscottino? No. E quello è un riferimento sessuale, fammi capire. Sì, pigliamo SpongeBob, al momento non credo ci serva più Patrick. Sì, anche perché ci sono questi tiki. Sì, infatti. Questi io li odio perché mi mettono l'ansia, che se io dovessi premere più velocemente scompaiono. Comunque mi piacciono i LED. Cioè non sono LED, però gli occhi che sembrano LED RGB. È troppo bello, non posso prenderlo. Fresco come una brezza primaverile. Voglio fare una combo. Sì, ci sono riuscito. Ah cazzo. Ma dove sono le hitbox, scusate? Se premo qua. Cioè, se lo colpisco sopra la cosa del barattolo non ha una hitbox, se premo sotto sì, questo è un problemino secondo me. Credo che usciranno pure delle specie di patch per qualcosa, ma sicuramente usciranno quando io già avrò concluso il gioco, sì. Mi sento una spugna nuova. Ah! Intanto sto morendo. Ok, prendiamo pure questo così almeno completiamo la raccolta di tutti sti tiki. Voilà. Ok. Ah, aspettate, mi sembra che qua... Qua c'è qualcosa. Qua c'è un robot pronto a uccidermi. Che culo. Ah no, qua non ci possiamo al momento andare perché abbiamo bisogno di un altro potenziamento per SpongeBob. La cosa che mi piace di sto gioco
è che c'è anche del backtracking praticamente, cioè devi andare avanti nel gioco per poi sbloccare delle cose nei livelli precedenti, ed è una cosa che a me piace, se devo essere sincero. Ok, arrivederci. Checkpoint, questa è una cosa tanto gradita. Con questi tappi qua sembrano dei biscotti. Pure nel gioco originale sembravano dei biscotti. Cazzo. Però ripeto, io chiaramente scherzo sulla grafica, ma in realtà adoro questa grafica. Forse è uno degli elementi, una delle cose che mi ha spinto a comprarlo così presto, perché comunque sto giocando a tipo 3 giorni di distanza dal day one. Ah no, aspettate, forse ho bisogno di Patrick? No, no, non è vero. C'è questo di qua. Sto morendo. Ok, uè, bello sto calo di frame. Qua cosa c'è? Ah, ma quello dovevo fare. No, no, io non ci ritorno sotto. Non ho proprio voglia. 150. Io mi ricordo che nel gioco originale ti chiedeva tipo il pizzo di 1 milione di euro. Tipo. Ma io così, eh. Tanto godiamoci pure il panorama. Che tra l'altro, dove sono le caverne da dove siamo venuti? Sì, qua avevo decisamente bisogno di Patrick, però vabbè. Magari alcune cose le saltiamo. Là vedo un calzino. No, cazzo, sono morto! Mamma mia, l'animazione è crudelissima della morte di SpongeBob. Cioè, si disintegra. Va bene, dai, ci sbrighiamo. Sì, i caricamenti sono decisamente un po' lenti. Che scusate le corbellerie che ogni tanto faccio. Ah, scordavo, non c'è la hitbox nel tappo del. Ok. L'acqua mi piace, anche se non è acqua. Più avanti nel gioco capirete perché dico sta cosa. L'acqua mi sembra un po' una marmellata, però comunque mi piace. Ma in generale tutto mi piace, tutto quello che sto vedendo mi piace da morire. Comunque mi sembra che. Forse scherzavo a dire che questo livello era facile. In realtà sto avendo pure delle difficoltà. Ah, scusate, aspettate, sto saltando una cosa. Quelli se erano buggati, potevo prenderli pure Fresco come una brezza primaverile. se. Ah, ok. Patrick deve fare il bucato. Decisamente, che farà puzza di merluzzo proprio. Ah, guardate. Accanto c'è scritto fragile. Qua posso fare semplicemente così. E mi allontano. Voilà. Tra l'altro mi ricordo che. Dove cazzo sta? È caduto là sotto. Vabbè. Mi ricordo che c'era pure un altro gioco di SpongeBob. Che tra l'altro io ho. Che si chiama SpongeBob il film. Che appunto deriva dal film, soltanto che ho scoperto pochi giorni fa che questo gioco è uscito prima dell'uscita del film. Che senso ha? Vabbè, comunque. A parte questo. Chiaramente nell'anno 2004 è uscito quel videogioco e aveva il doppiaggio in italiano. Quindi mi domando perché su Battle for Bikini Bottom PlayStation 2 Edition non l'abbiano fatto il doppiaggio. Ma vabbè. Abbiamo questo quadro del 2020. Ah, ah!
Aspetta, devo andare indietro. Comunque, spero facciano il remake pure di quel gioco. Anche se... non saprei, si tratta pur sempre di... Ok, questo... No, ti prego! Aspetta, no, devo morire. Scusate, devo farlo perché non voglio rifarmi di nuovo tutta la strada. Stavo dicendo, si tratta pur sempre di un videogioco che a sua volta tratta di un film del 2004, quindi non credo sia... Ah, perfetto, proprio un punto ideale per... Ah no, in realtà siamo qua, scherzavo, scusate. Stavo dicendo, non finirò mai di dire un discorso senza interruzioni. Vabbè, in generale non credo lo facciano perché si tratta di un gioco, di un film del 2004. Quindi ora sarebbe un po' inutile. Anche se, per gli appassionati... Come cazzo devo arrivare qua sopra se questo salta mezzo centimetro? Ok. Era più facile del previsto. Mamma mia, che precisione, un cecchino proprio. Qua c'è qualcosa, no? Comunque secondo me hanno aggiunto pure nuovi spazi in questa nuova edizione. Che cazzo è successo? Ah, mi hanno colpito questi cosi? No, però fluttuano, quindi... Sì, infatti mi ricordavo. No, ma qua hanno levato... Io mi ricordo che nei muri, nel gioco originale, c'era l'icona di SpongeBob. Però una cosa che mi piace è che qua è molto più veloce a scalare. Nel videogioco originale era lento come la merda. Infatti era l'unica meccanica che mi faceva cacà. Aia, cazzo. Sto morendo. Ok. Perfetto. Abbiamo 5793 oggetti scintillanti, wow. Qua c'è un'altra caverna? Cioè, non erro? Belli sti caricamenti, velocissimi, rapidi, proprio. Ah no, non c'è la caverna. Sii prudente. Il re Medusa è alla fine di questo sentiero. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Grazie, amico Bolla. Ok, qua siamo praticamente nella zona sopra. Alla zona dove eravamo poco fa, essenzialmente. Mi sento una spugna nuova, fresca come una brezza primavera. Abbiamo preso proprio tutte le... Che questa scena l'avevo vista nei trailer. Molto figa comunque. Sapevo che Re Medusa era enorme, ma non sapevo che cantasse così bene. Sì, proprio da The Voice. The Voice of Italy, proprio. Sei incazzato? Schiaffeggialo! Ok, mi ricordo benissimo come si fa. Guardate le animazioni. Ah, qua spara delle meduse giusto per romperci le palle. Tra l'altro le meduse sono più aggressive in questa versione. Aia, cazzalora. Dai, a terra. Questo è il primo boss del gioco. Che comunque ha solo 3 vite perché è il primo boss. No, le meduse blu. Fuga. Mamma mia. E che cazzo? Che ha fatto a colpirmi? Ti prego, non voglio morire. Perfetto.
Ho sbloccato pure un achievement. Che voi non vedete perché sto registrando da PlayStation. Lui sapeva. La valigia coi soldi. Ah, non sono soldi, forse sono giornali. Comunque, eccola. Ah, in questa versione è come si chiama? Il barattolo con la jelly. Si deve raccogliere. Che figata! Ma da dove viene sta? Che sta succedendo? Ma come lo fa? Ah, ok, perfetto. Tutto. Sì, però perché finisce a mezz'aria? Vabbè, non cruciamoci più di tanto. Qua mi sembra che c'era una scatola. Voilà. Anche se ricordo che anche se non aprivi la prima scatola, appena diciamo trovi l'altra, si attiva automaticamente la prima, quindi credo non ci siano problemi. Altra scivolata. Questi oggetti scintillanti viola sono quelli che ti danno 50 di punti, diciamo, di oggetti scintillanti. Ah, voglio andare di là. No, cazzo, non ci posso andare. E sono pure morto. Che sta succedendo? Bel baggotto della mano. Ah, ok, io mi ricordo che utilizzavo un trucchetto per riuscire a prendere quel calzino, perché mi ricordo che ci sono certi calzini che sono veramente ostici da prendere, quindi mi inventavo i trucchi. Cioè, mi inventavo, studiavo i trucchi, io non ho inventato un cazzo in questo gioco. Sì. No, perfetto. No! Ok, come non te. Dai, spero di riuscirci, perché vorrei prendere più cose possibili, così almeno abbiamo più spatole possibili. Comunque alcune volte lo faccio apposta. Ah, forse andavo andare di qui. No, cazzo, perché io ho overflyato? Ah, grazie. Che culo. Ah, giustamente al contrario. Che sta succedendo in nome di Dio? Comunque è un po' impreciso la... Perfetto, abbiamo finito pure questa... Ah, aspetta, devo saltare. Ok. Stavo dicendo... Cercatore di spatole, wow. Abbiamo sbloccato già questo achievement. Forse perché ne ho preso 10. Comunque. Ma Larry. Visto? Nessun problema. Si può fare tutto con una mente e dei muscoli ben allenati. È vero. Ma questo è stato messo inutilmente, cioè Larry non serve a un cazzo in questa partita. Ok, vabbè, qua per ritornare indietro a me non mi va manco per il cazzo. Ma quante spatole abbiamo raccolto? Ah, ci manca solo quella. Sconfiggi le medusa. Non l'ho presa. Scusate, io devo andare da... Ma che figata questa cosa. Ma perché... Cioè, mi sembra che non ce ne fossero da spatole da raccogliere, quindi perché mi dice che ancora devo... Devo parlare con te? Ottimo lavoro, mio piccolo amico giallo. No, tu non mi dai un cazzo. Ah, forse... Forse perché devo andare a parlare con Squiddy. Ah, ok, allora perfetto. Allora, ritorniamo indietro. Non ho intenzione di rifarmi la scivolata di Scivolandia, ti prego. Perfetto. Ah, ok, scusate, non mi ricordavo questo. Perfetto. Siamo a 50 minuti di video.
Vabbè, ripeto, questo sarà un long play. Spero di fare anche parti un po' più corte, così almeno sono fruibili da uno che magari si vuole godere il gameplay con più calma. Così va molto meglio. Chiudete gli occhi quando ascoltate questo dialogo. Questo è altro per il mio migliore amico Squiddy. Posso spalmarmene un po'? E se invece ti dessi questa? Tra le meduse. E voilà, abbiamo concluso tutto Jellyfish Fields, il campo delle meduse. Vabbè, devo smettere di parlare. Allora, chiaramente ci sono dei calzini che non abbiamo potuto raccogliere perché c'erano delle challenge che ancora dobbiamo affrontare, che a loro volta richiedono un potenziamento di SpongeBob. Comunque, possiamo ritornare a Bikini Bottom e io posso interrompere questo video. Vi ringrazio per aver seguito questa seconda parte di SpongeBob. Ditemi epiteti proprio. Comunque, ditemi che cosa ve ne pare di questo gioco, di questo gameplay. Io ora registro un'altra parte perché ho intenzione di giocare fino a quando, diciamo, non mi cala l'abbiocco. Scusate il telefono. E ci vediamo alla prossima parte. Ciao ciao.